Il Natale non è tale senza un avvento speciale. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. L'avvento si sta propinquando, l'avvento, dobbiamo sbrigarci a preparare un bellissimo calendario, ma c'è pochissimo tempo e non vi preoccupate, ve la do io la soluzione, super da ultimo minuto con un figurone pazzesco, e la cosa fantastica è che vi rimarrà una bellissima decorazione e non soltanto un bellissimo calendario anche per gli anni a venire. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il calendario dell'avvento 2019 come si fa. Ed ecco l'occorrente per il calendario dell'avvento 2019. Un cono di polistirolo dell'altezza di 21-22 cm. Eccolo qua, il nostro calendario quest'anno sarà un alberello. Del glitter ci servirà sia dorato che verde. Pistola per colla a caldo e relativa stecca. I dolcetti di quest'anno saranno questi. Non per fare pubblicità a questo marchio di cui non mi interessa nulla, ma perché hanno già le confezioni in scatolina, quindi qualunque dolcetto possa essere già venduto in varie confezioni in scatolina rettangolare. Naturalmente ci occorreranno 24 scatoline. In alternativa, le scatoline potete farle anche voi o con le fustelle o con la sagoma, che tra un pochino vi farò vedere. Un gomitolo di lana verde, un'anima di uno scottex o di una carta igienica, l'importante è che sia bello coriaceo. Della carta per fare i pacchettini, io ho scelto questi fogli di carta rossa lucida, questi si trovano in tutte le cartolerie, basta chiedere carta per collage lucida e poi tagliatevi i quadratini che vi servono, con cui fodrerò, appunto, vi dicevo, le scatoline, queste qua, di cui adesso io vi lascio la sagoma, e troverete la sagoma anche sulla pagina Facebook di Arte per Te alla voce sagoma calendario dell'avvento 2019. Dei numeri adesivi io ho questi dorati, una matita, un paio di forbici, un tagliabalza, vinavil e pennello, un tappo, io ho questo in cartoncino, ma voi potete usare i tappi, quelli esterni dello yogurt, quelli trasparenti, piuttosto che qualunque tappo abbia anche un tappo di latta bello grande, questo fungerà semplicemente da base per il nostro alberello, quindi qualunque tappo abbia una circonferenza similare al nostro alberello. E poi ho della corteccia di legno, io non avendola qui a portata di mano userò queste. Cosa sono? Sono i petali di una pigna, vedete, queste pigne si sfogliano poi facilmente e quindi da qui estrapolerò il legno con cui foderare il tronco del mio alberello. Per il puntale ci occorreranno delle stelline e uno stuzzicadenti. E poi gli abbellimenti dei nastrini, userò delle palline di Natale, le mie sono in vetro ma potete usarle anche in plastica. Iniziamo subito e iniziamo proprio dal fondo, cioè prendo una teglia, prendo il nostro basamento, ricalco la circonferenza dell'anima dello scottex, elimino la porzione che non mi serve, si alloggia perfettamente e come vedete già sta su. A questo punto cosa faccio? Semplicemente passo la vinavil su tutta la parte che adesso vedete azzurra. Prendo il glitter verde e lo verso su tutto. Ricoperto tutto di glitter, lascio ad asciugare e vado a lavarmi le mani. E allora cosa faccio? Le piego a metà, ne prendo tre e le piego a metà. Una volta piegate a metà, con un punto di colla a caldo appiccico lo stuzzicadenti qui tra la stella e lo stuzzicadenti, una almeno. Poi, sempre con la colla a caldo per non perdere troppo tempo, sul fianco appiccico anche l'altra e stringo. Le faccio combaciare.
poi ne appiccico un'altra. Ah, ne servono 4, avevo fatto male i conti, pensavo ne servissero 3. Ne servono 4. Appiccico la successiva e poi metto ancora colla su tutto e appiccico anche l'ultima. Fatta la stellina, che anche se non è perfetta non ci fa assolutamente nulla, perché ora col glitter perde assolutamente la definizione, passo la Vinavil su tutti i margini, ma soprattutto sui bordi, qui dove si congiungono le parti, perché io quelli soprattutto devo coprire, e inserisco nel glitter lì dove vedo che ha difficoltà a prendere. Metto un altro po' di colla, lo lascio asciugare e poi lo prenderemo in un secondo momento. Adesso io prenderò la misura del tronco del mio alberello. A questo punto è arrivato il momento di foderare il mio alberello. Io lo farò con della lana verde. Se volete sbrigarvi, voi potete o avvolgerlo in un panno verde oppure semplicemente comprare della carta velluto verde ed avvolgervelo, o altrimenti ripassarlo tutto con il glitter verde. Io invece voglio provare l'ebbrezza di stare qui un paio d'ore. Sto scherzando, voglio semplicemente renderlo più caloroso e quindi voglio farlo di lana. E allora faccio un rotolino in alto, così fisso il capo e piano piano arrotolo la mia lana lungo il corpo dell'alberello. Non ci crederete, ma è un lavoro abbastanza veloce. Metto dei punti di colla per trattenere il filo e dopodiché non faccio altro che accostare giro dopo giro la lana. Non usate colla tipo attacca tutto, perché una colla acetovinilica contiene acetone e scioglierebbe la sagoma di polistirolo. Dopo aver foderato tutto il nostro alberello e prima di perdere tempo a pulirlo da tutti questi puntini di colla e da tutti i filamenti della colla, decido di attaccare quello che sarà il tronco. E allora cosa faccio? Metto della colla a caldo sull'interno, faccio in modo di infilare ben bene, ok, e ben dritto l'alberello. Arrivati a questo punto, foderò anche il tronco, quindi con la colla a caldo sporco e in verticale appiccico come se fosse della vera corteccia il legno delle pigne. Voi potete usare dei foglietti di sughero o potete utilizzare, sapete, la carta quella che simula il legno, ecco, anche quella. Potete utilizzare della lana marrone, potete utilizzare semplicemente della tempera e colorare il tronco. Fatto anche questo, adesso mi dedico alle scatoline. Fare le scatoline è molto semplice: si prendono dei pezzettini di carta del colore che desideriamo, si ricalca la sagoma. Non dovrete far altro che ritagliare. Voilà. Ora vi faccio vedere come foderare perfettamente le scatoline. Ponete la sagomina con i due lati obliqui verso di voi. Dopodiché passate un velo sottilissimo di colla su tutta la sagoma, specialmente sui margini. Deve essere proprio un velo sottile. E poi naturalmente sporcatene anche tutta la lunghezza.
Fatto ciò, fate in modo che la scatolina possa continuare ad aprirsi, quindi fate in modo che di lasciare questo lato libero, perché se la metteste così e chiudeste, la scatolina rimarrebbe imprigionata. Quindi poggiamola, ok? Richiudiamo questo lembetto piccolo, quindi facciamo risalire il resto della foderatura, così. A questo punto chiudiamo le ali, una superiore e l'altra inferiore. Io le ho fatte un po' in disavanzo, in modo poi da tagliarle su misura, così e così, e far rimanere perfettamente chiusa la scatolina, senza non far trasparire più nessuna parte di blu. La scatolina è bella e sistemata. Con una cartina di un altro colore, potete farlo anche con la lana verde, vedete, così con la lana semplicemente è arrotolato. Io invece, a proposito, ho lasciato le linguette aperte in modo che la scatolina possa comunque essere facilmente aperta. Adesso cosa fare? Prendere un cartoncino e prendere un laccetto. Io ho fatto delle fascettine di carta glitter e semplicemente, sporcandole con un punto di colla, le lascio aderire al centro del mio pacchettino, da una parte e dall'altra, così. Arrivati a questo punto, taglio in modo che non si veda che non continua sotto, e con l'altra parte cingo l'altro verso. Per una questione di praticità e di velocità, in questo punto non metto il fiocchetto, ma metto semplicemente un piccolo pompon. Non metto il fiocchetto di carta perché col tempo si rovinerebbe. Invece io voglio che i miei scatolini rimangano belli bellini fino a quando voglio usare il calendario. Adesso tocca mettere il numero e voilà! In questa maniera prepariamo tutte le scatoline per il nostro calendario. Ho omesso di dirlo, ma lo do per scontato, è ovvio che una volta che avete le sagome non tagliate le formine a una, ma impilate i foglietti e sagoma alla mano si tagliano almeno 5 foglietti alla volta. Se no starete qui fino a Natale prossimo a ritagliare e la cosa non va bene. Una volta preparato l'alberello, base, puntale e tutti i 25 pacchettini, perché quest'anno abbiamo voluto abbondare, non faccio altro che infilzare la base del mio alberello e dal sotto qui fare un bel giro di colla a caldo per fissarla ben bene, e comincio a montare tutta la composizione. Comincio un pacchettino qui, non li metto in ordine di giorno, di numero, sì, di giorno. Noi li apriremo quindi in ordine di giorno? 3, sì, tu cercherai il giorno e lo aprirai, ma non sono messi 1, 2, 3 in fila, capito? Ok. Così devi cercarli. E poi punto di colla nella parte superiore, e lo faccio agganciare in modo che cada un po' in mezzo alle altre due scatoline, così. Se voglio assicurarlo proprio benissimo, metto un punto di colla anche sui punti dove poggia. Continuate così a costruire il vostro alberello incastrando tra di loro tutte le scatoline. Thank you.
prendo le palline che ho qui e lì dove c'è molto verde in evidenza, per esempio, vi faccio vedere qui, andrò ad inserire appunto una di queste palline a mo' di così decorazione e le metterò tra un pacchettino e l'altro. Dopo aver adagiato palline su palline, prima di ripulire tutto e di passare alle foto, dobbiamo mettere l'ultimo atto del nostro alberello, il puntale. Chi lo vuole mettere? Lo metto io. Allora, tutte le mani piene di filamento di colla a caldo, non mi smetterò mai di dire che proporrò il premio Nobel per chi inventerà la colla a caldo senza filamenti. Ed eccolo qua, bello e completo. Ti piace, Enzo? Sì, è tipo un albero 3D fatto con materiali riciclabili. Ecco, è arrivato l'esperto. È tipo un albero 3D fatto con i materiali riciclabili, ma pieno di Smarties! E ogni giorno il vostro bambino andrà a prendere la sua razione di cioccolatini aprendo la scatolina dal basso. Quindi state attenti a lasciare tutti i fondi liberi per fare aprire bene la scatolina. Basta cianciare, andiamo a fotografare. E allora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. A presto! Ciao! Che bello il nostro calendario! Io ho usato gli Smarties per farli perché avevo le scatoline già belle e pronte. Ho avuto questo guizzo di creatività guardando queste scatoline al supermercato perché volevo comprare i dolcetti per comporre il calendario dell'avvento. Però ho detto, scatolina e dolcetto già pronto è già metà del lavoro fatto. E poi la trovo un'ottima soluzione per tutte quelle famiglie che hanno più bambini e che quindi devono fare più calendari per far trovare loro più dolcetti. Invece in questo modo basterà dividere la quantità di cioccolatini per bambino e saranno tutti contenti. Fino a 3 figli con una scatolina di Smarties per un giochino giornaliero possono essere accontentati. Bene ragazzi, io spero che questa forma di calendario dell'avvento vi sia piaciuto, un alberello davvero delizioso che potrà accompagnarvi anche per i futuri Natali. Se il video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare anche su Instagram e su Facebook naturalmente, ma naturalmente non lasciatemi sola per il prossimo video. Ci vediamo sempre qui per un altro video su Natale. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Buona preparazione al Natale! Ciao!